Allora, buonasera a tutti, direi che possiamo cominciare vista l'ora. E vorremmo cominciare da una citazione. Nel suo perenne intrecciarsi con la vita delle società che vi costituiscono la propria storia, la città muta più o meno continuamente e talvolta radicalmente il volto, nel tempo stesso in cui sedimento conferma scelte o aspetti che concorrono via via a definire la sua identità. Persistenza e novità sono quindi elementi ricorrenti della dialettica urbana e urbanistica. Nel volto attuale leggiamo lo spessore dei secoli, ma la memoria storica non sempre può trovare riscontro in parti o punti riconoscibili della città esistente e si ritorna frequente alla città o alle città perdute. E un passaggio dell'ultimo scritto di Lelio Pagani, che Monica Resmini ha curato e abbiamo presentato in Ateneo, se non erro all'inizio dell'anno scorso, che ci riporta al valore dell'interessarsi di tutto, di tutti i luoghi e non fermarsi mai nella propria ricerca sulla città e nella propria presentazione di una città a chi viene e a chi verrà. È una lezione che penso sia ben presente e l'elemento essenziale di quello che sarà l'apporto dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti al progetto Bergamo-Brescia, Capitali della Cultura. Un apporto che vede protagonisti accanto all'Ateneo di Bergamo, agli Atenei di Brescia e l'Ateneo di Salò in un'articolazione molto significativa di interventi e vorrei proprio lasciare la parola alla presidentessa dell'Ateneo di Salò per un saluto e una sua riflessione su questo inizio di rapporto, inizio di progetto che è stato presentato tra l'altro alla stampa a Salò proprio l'altro giorno. Buonasera a tutti, ringrazio di cuore il professor Villa, presidente dell'Ateneo di Bergamo, ringrazio la professoressa Mencaroni per il cortesissimo invito. Come ho avuto l'opportunità di sottolineare nella conferenza di ieri mattina, presso la sala delle conferenze della comunità del Garda, è davvero un grande onore per l'Ateneo di Salò essere a fianco di due realtà istituzionali come l'Ateneo di Bergamo e l'Ateneo di Brescia. In questo progetto che ci accomuna, un progetto che secondo la nostra Accademia vede consolidarsi un legame veramente profondo che unisce le tre realtà territoriali sulla storia del libro. A partire, possiamo dire, nel nostro territorio con una realtà delle origini degli antichi stampatori del sabbio per giungere all'attualità in elementi che costituiscono quella che poteva essere un tempo una progettualità che adesso è diventata una realtà concreta, vale a dire quella museale della cartiera di Toscolano Maderno. E quella in programma, in progetto, un museo della storia del libro a Sabbio Chiese, luogo natale dei primissimi nostri stampatori gardesani. Io quindi ribadisco, oltre la gioia di poter partecipare a questo progetto così intenso, così articolato, così importante, tengo a sottolineare anche la disponibilità assoluta della nostra Accademia nella collaborazione più piena per le importanti e significative iniziative che l'Ateneo di Bergamo, come capofila del progetto, ha in animo di promuovere. Grazie mille, presidentessa. Quello che appunto la presidentessa ha iniziato a narrare è il tema centrale di questo nostro incontro che affronteremo nella seconda parte, cioè il progetto Questioni di carattere, che è quanto è stato articolato maggiormente con gli altri due atenei. Non avendo ancora collegato l'Ateneo di Brescia, ci tenevo a ringraziare particolarmente per la sua presenza il segretario generale della Fondazione Comunità Bergamasca, la dottoressa Federica Bruletti, che
qui a portare il suo saluto, un saluto a noi molto caro perché la Fondazione Comunità Bergamasca da molti anni non solo finanzia ma accompagna in modo significativo condividendo e discutendo i progetti dell'Ateneo Orobico. La Comunità Bergamasca è uno dei tessuti connettivi, potremmo dire, principali del nostro territorio ed è una comunità che ben si lega e ci connette proprio al percorso che stiamo iniziando a intraprendere. Un percorso che è fatto proprio di territori, perché tutto il progetto che andremo a presentare, su cui lavoreremo, è un progetto che mette insieme le due realtà di Bergamo, Brescia, la realtà di Salò, avendo come certamente cuore quello della stampa, ma soprattutto una riflessione precisa sul paesaggio, sull'urbanizzazione di un territorio e su tutto quello che questo territorio ha sviluppato nel corso dei secoli. Un territorio che ha una sua identità fatta di famiglie, di imprese, di artigianato, ma anche poi di grandi arti. E una narrazione che avevamo già iniziato a delineare in modo significativo con il progetto su Venezia e nel rapporto del progetto su Venezia. Quindi chiederei alla dottoressa Bruletti se ha voglia di darci un saluto e uno spunto ben augurante per quest'anno. Sicuramente un augurio a voi e un ringraziamento. Voi prima avete ringraziato la Fondazione della Comunità Bergamasca, ma è la Fondazione della Comunità Bergamasca che ringrazia voi e tutti i progetti che verranno attivati e promossi sul nostro territorio questo anno di Bergamo, Brescia Capitale della Cultura, che è un percorso importantissimo, ma che deve lasciare al nostro territorio dei legami e delle costruzioni di reti che possono portare in futuro alla nuova linfa vitale che questo anno può portare rispetto alla cultura. Quindi di nuovo un ringraziamento a voi, il Presidente e i nostri vicepresidenti oggi non potevano essere presenti, ma vi portano i loro saluti e vi ringrazio. Grazie mille. Quello che stavo appena sottolineando è un tema di conoscenza e di linfa. Oggi non siamo particolarmente numerosi, ma uno dei temi che la comunità bergamasca ha molto ben sottolineato già in una riunione preliminare è la necessità, attraverso progetti come questi, anche di riconoscere e cominciare a ridefinire il rapporto con i nostri territori attraverso indicatori precisi, sviluppare finalmente una riflessione sulle incidenze che i nostri progetti hanno e quindi anche raccontarli e comunicarli in modo più articolato e più complesso. Quello che è emerso anche in questa fase propedeutica al progetto e la necessità di innanzitutto restituire i territori ai cittadini e alla loro conoscenza, quindi una consapevolezza da parte dei cittadini del territorio in cui vivono e questa consapevolezza possa anche portare a un turismo che abbia una coscienza differente. Oggi abbiamo una situazione nel nostro paese molto particolare. Il nostro Ministero della Cultura, raccontavo poc'anzi, è ridotto ad avere una copertura del personale, della pianta organica, a meno del 40%. Quindi, paradossalmente, il ruolo di ogni cittadino è diventato assolutamente fondamentale nel suo apporto di conoscenze, di tutela e di trasmissione del proprio patrimonio. E tutto quello che andremo a presentarvi ha proprio questo come fil rosso conduttore. Quindi quello che vogliamo fare, e adesso passo la parola al nostro segretario generale, è proprio ripensare globalmente non solo il ruolo dell'Ateneo, ma proprio la capacità di rapporto dell'Ateneo con il tessuto in primis locale e in secondo luogo più ampio nel suo rapportarsi con gli altri grandi atenei italiani.
Tutto questo parte inevitabilmente dal sito. Si è fatto un grande lavoro lo scorso anno ed è tuttora in corso per ridefinire complessivamente il sito internet, grazie alla nostra presidentessa benemerita che come sempre si è spesa al di là di ogni, diciamo così, risorsa per riuscire a fare anche questo passaggio ulteriore. Quindi il sito, che è la porta sull'esterno, vi mostriamo adesso come viene articolato e come intende presentarsi fin da questa home page in cui vedete non ci sono le classiche immagini che connotano ormai tutti i grandi siti, ma una serie di passaggi chiave, di letture, di narrazioni che di volta in volta ci porteranno proprio all'interno di quello che stiamo compiendo. Grazie professore. Sì, il sito è lo strumento fondamentale attraverso cui l'Ateneo vuole raccogliere e veicolare tutti i risultati delle ricerche, dei progetti in corso. Era indispensabile per noi pensare a un rinnovamento del vecchio sito e trovare appunto uno strumento flessibile che accogliesse anche le nuove tipologie di caricamento dati che con il tempo, con gli anni abbiamo adottato. Il rinnovamento, a dire il vero, era iniziato già qualche mese fa. Oggi noi siamo molto emozionati in questa festa che è un po' l'inaugurazione per noi dell'anno della Capitale della Cultura. Siamo emozionati e contenti di mostrare in anteprima il sito internet. Non è ancora in chiaro, lo sarà tra qualche giorno, però avete l'opportunità, abbiamo l'opportunità di vederlo insieme nelle sue parti fondamentali. Ma dicevo, il rinnovamento era iniziato già qualche mese fa attraverso in qualche modo l'aggiornamento delle immagini più iconiche della comunicazione dell'Ateneo. Lo vedete qui nell'angolo in alto a sinistra, il nuovo logo dell'Ateneo. È già passato attraverso la newsletter prima delle feste natalizie, sulla pubblicità cartacea che molti di voi hanno ritirato negli scorsi appuntamenti degli incontri del mercoledì. È un logo decisamente nuovo, vedete, che nasce dalla fusione di tre lettere, che sono le tre lettere iniziali delle nostre tre classi, quindi proprio l'anima e l'identità dell'Ateneo nella sua suddivisione nelle tre classi e nel suo nome, che è appunto Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti. Queste tre lettere vanno a comporre dunque, unendosi, un nuovo simbolo che è una A stilizzata, quella di Ateneo, quindi nella A di Ateneo le tre tipicità poi dell'istituzione con i soci che le rappresentano. L'altro logo che tra poco vedremo è quello che avete visto nella copertina dell'incontro, ma che vedete appunto nella programmazione che è possibile ritirare qui fuori dalla Sala Galmozzi. È il logo dedicato al progetto Questione di Caratteri, che tra poco diremo. Sono due B identiche e diverse allo stesso tempo, che giocano proprio su questa differenza di caratteri tra le due città. È una differenza di caratteri che però parte da un contesto storico ben preciso, e il tema che sta alla base ed è principale nel progetto è proprio la diffusione della cultura della stampa tra i territori di Bergamo e Brescia per via di legami anche di famiglie che sono fondatrici di queste attività nel corso della prima età moderna. E quindi due caratteri che sono anche quelli tipografici che sono stati scelti per il logo, due B appunto in movimento che continuano a cambiare il font, per usare un termine appunto che è proprio anche del sito internet. Venendo al sito, quindi, con questi due simboli iconici così rinnovati, come anticipava il professore, abbiamo voluto nella nuova home page, ora faremo una rapida navigazione insieme per presentarvi le sezioni principali, nella home page abbiamo voluto partire con delle citazioni
e quindi partire con dei brani che fanno riferimento a progetti svolti dall'Ateneo e che sono in qualche modo dei motti di ispirazione, lo sono stati e lo sono per il futuro, lasciando le immagini nelle sezioni interne in modo tale che si possano gustare anche con più calma proprio nei vari reparti del sito internet. Vedete anche che in alto ci sono tre icone che rimandano a contenuti esterni, perché l'Ateneo intanto può contare sulla preziosissima collaborazione dell'Associazione degli Amici dell'Ateneo, alla cui pagina Facebook ad esempio rimanda il logo al centro, e poi può vantare ormai una miniera abbastanza consistente di contenuti video che sono consultabili sulla pagina YouTube dell'Ateneo. E quindi questi due materiali, questa doppia tipologia di materiali è consultabile attraverso questi simboli in alto. Vedete che la home page è divisa subito in tre sezioni, il tema del tre torna in quasi tutta la struttura del sito, proprio per ricordare anche la suddivisione nelle tre classi. La prima sezione è quella dei progetti e in vista appunto c'è il progetto Questione di Caratteri, è il progetto che ha ricevuto il finanziamento della Fondazione Cariplo per la Capitale della Cultura e di cui parleremo nella seconda parte di questo incontro. Mi piace mostrare appunto questa animazione di B e di caratteri diversi di cui parlavamo prima, che è proprio il logo rappresentativo di questo progetto. È disponibile anche sul sito il programma in PDF che si può stampare, scaricare e stampare. La seconda sezione della home page è quella dedicata agli incontri, in questo caso sono annunciati gli incontri che si sono svolti e quindi una sorta di archivio degli incontri, ma in primo piano vedete il prossimo incontro in appuntamento, cioè cosa accade nei prossimi giorni in Ateneo, e qui l'appuntamento è all'8 febbraio, cioè mercoledì prossimo, quando, come ci spiegheranno tra poco i soci, avremo il secondo appuntamento della rassegna Questione di Caratteri e andremo proprio nel cuore del progetto con l'intervento dei soci sotto forma di relazioni e comunicazioni scientifiche. La terza sezione della home page è quella delle notizie. Abbiamo voluto dare grande importanza a quella che è anche la vita di tutti i giorni in Ateneo, perché al di là degli incontri settimanali, che sono il momento in cui l'Ateneo si interfaccia con il pubblico, abbiamo un'attività giornaliera che è fatta di diversi momenti, diversi episodi importanti. L'ultimo che vedete qui pubblicizzato è proprio quello dell'arrivo in Ateneo di una donazione di medaglie e monete pontificie da parte di Carlo Mallucci, e a questo proposito per l'occasione è stata allestita questo pomeriggio una piccola anticipazione, una piccolissima mostra dossier all'interno della teca che è esposta all'ingresso di Sala Galmozzi, con un assaggio, appunto un'anteprima di questa collezione che Carlo Mallucci, al termine poi dell'incontro di oggi, presenterà al pubblico. Questo è uno dei tanti episodi che avvengono nei giorni che appunto la segreteria passa qui in Ateneo, e questa collezione appena arrivata si presta a una serie di approfondimenti e studi che saranno a cura dei soci e di altri consulenti e collaboratori esterni. L'altra notizia che è in vista, e lo vedete qui, è il progetto per Venezia 1600. Tutto l'anno 2022 è stato occupato da questa importantissima rassegna con relatori a livello internazionale per i 1600 anni dalla nascita di Venezia, dalla fondazione ritenuta di Venezia. Sono in preparazione gli atti di questa importante rassegna, che ha visto 33 interventi scritti per un totale di circa 700 pagine.
saranno stampati nel volume, in forma monografica, nel volume 85esimo degli Atti dell'Ateneo, il quale sarà presentato a maggio di quest'anno presso l'Ateneo Veneto. Quindi l'Ateneo di Bergamo andrà a Venezia, andrà in Laguna, proprio per onorare anche quello che è il tema del progetto, e presenterà presso l'Accademia di Venezia questa pubblicazione. Un'anticipazione anche qui è proprio scaricabile da tutti già dal sito internet, perché in questa sezione di notizie vedete che sono disponibili in formato PDF degli itinerari veneziani di luoghi legati a Bergamo, il tema era appunto il bergamasco e Venezia, itinerari scaricabili che sono stampabili e possono andare a comporre una sorta di piccola guida sul territorio veneziano, divisa per sestieri, con cui ciascuno di noi può seguire questi itinerari trovando mappe e schede approfondite dei luoghi. Il sito internet poi prevede un menu, vedete, verticale, in cui è trattata la storia dell'Ateneo, i soci, le persone che hanno costruito questa istituzione e che oggi la fanno vivere, e il patrimonio diviso in varie sezioni. Rapidamente ve le illustro. La storia prevede appunto un testo descrittivo delle vicende storiche dagli anni dell'Accademia degli Eccitati fino ai giorni nostri, con l'inserimento di documentazione che si trova oggi presso l'archivio storico dell'Ateneo. I soci sono suddivisi tra direttivo e soci onorari, emeriti, attivi e corrispondenti. Gli attivi, ad esempio, sono suddivisi in classi, mentre i soci corrispondenti hanno accanto la sigla della classe di appartenenza con l'anno di aggregazione. L'editoria è anche l'altra grande pagina del sito, contiene gli ultimi volumi delle collane dell'Ateneo editi. A questo proposito mi fa piacere annunciare che il numero 84esimo degli Atti dell'Ateneo è stato stampato nelle settimane scorse e è ritirabile qui in sede. L'altra notizia legata a questa sezione dell'editoria è che abbiamo in programma e stiamo svolgendo la digitalizzazione di tutte le annate degli Atti dell'Ateneo, quindi una pubblicazione di grande valore scientifico che si stampa dal 1870 e volendo mettere a disposizione in maniera gratuita tutto questo materiale, abbiamo deciso di scansionarlo in maniera aggiornata, e quindi con una tipologia di scansione che permette anche la ricerca nel testo, per cui una sorta di indice sempre aggiornato sarà a disposizione di chi aprirà questi PDF e cercherà parole chiave, nomi, persone. Proponiamo appunto di inserirlo qui, proprio in questa sezione. Ciascuno di voi, cliccando sulla coperta del volume, potrà poi trovare un link che permette di scaricare. Vedete che la pagina dell'editoria si è aperta in un menu a tendina, per cui abbiamo diversi settori con tutte le collane che l'Ateneo ha al suo attivo, e anche con una sezione dedicata ai progetti in co-editoria. Il patrimonio è la seconda grande parte di questo sito. Nella sezione archivi abbiamo un rimando a quelli che sono i grandi database di informazione dell'Ateneo. Abbiamo la suddivisione in fondi storici, archivistici, di audiovisivo e fotografici. Sono navigabili, quindi in qualsiasi momento è possibile accedere e fare ricerche all'interno di queste sezioni, trovando appunto materiali di diversa tipologia. Qui è anche raggiungibile la sezione della biblioteca dell'Ateneo, in cui è possibile cercare all'interno del catalogo della biblioteca dell'Ateneo, quindi
le pubblicazioni, che siano monografie o periodici o tesi di laurea, attraverso parole chiave, ma anche attraverso una maschera di ricerca avanzata, e poi le collezioni e i progetti, progetti in cui appunto rientrano ad esempio questioni di caratteri, che tra poco vedremo, Venezia 1600, eccetera. Nella sezione iniziative e notizie, e sono le ultime due, trovate in forma di archivio proprio tutte quelle notizie lampo che escono di solito in apertura della home page, quindi passato un evento non va perduto, ma va immagazzinato in questa sezione che consente di richiamare tutte le notizie, quindi di aver traccia dell'attività anche storica dell'Ateneo. Passo di nuovo la parola al Presidente, grazie. Come vi dicevamo, il progetto centrale di quest'anno per la capitale Bergamo-Brescia della cultura è dedicato a questioni di carattere, giocando sul tema appunto del carattere tipografico e della stampa. È un programma annuale, quello che trovate all'ingresso ed è pubblicato. E la prima parte di questo programma, cioè sono questi primi mesi che giungono a maggio, ed è in qualche modo uno specimen di quello che andremo a fare, perché questa prima parte di interventi, che riguarderà i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, vuole impostare sostanzialmente il modello che si applicherà a tutti i Corpi Santi, quindi tutti i nostri quartieri, a partire da Borgo Canale e da Santa Grata. Come avete iniziato a vedere, si tratta di un piano di conferenze che saranno inaugurate da Andrea Bonzi e da Renato Ferlinghetti la prossima settimana, il prossimo mercoledì, e accanto a queste conferenze di posizionamento del tema ci saranno però anche le visite ai luoghi. Quindi quello che abbiamo pensato di fare a partire da quest'anno è recarci direttamente sui territori, svolgere delle visite approfondite a luoghi che per tanti di noi rappresentano quotidianità, per altri saranno sicuramente un elemento invece di novità e di nuovo interesse. Tutto questo insieme di incontri, di visite, andrà a comporre quella che è una vera e propria, utilizzando un termine molto attuale e un po' anche abusato, story map. Perché una story map? Perché grazie all'aiuto del Centro Studi sul territorio delle Pagani dell'Università degli Studi di Bergamo si inizierà a sviluppare una mappa GIS che ci consenta di iniziare quel percorso di, diciamo così, creazione di una memoria condivisa e soprattutto di una definizione il più ampio possibile, approfondita possibile, del nostro territorio. Le mappe GIS sono dei sistemi informativi geografici che costantemente creano, gestiscono, analizzano tutti i tipi di dati, quindi ci consentono sostanzialmente, sulla base di nostre precise richieste, di darci, orientata proprio sul territorio, quella che è una risposta al nostro interesse, perché il GIS tende a collegare tutti i dati omogenei di una mappa, li posiziona all'interno della stessa, quindi dove si trovano le cose e queste cose che cosa hanno al loro interno, quindi in qualche modo aiuta gli utenti a comprendere un contesto geografico, comprendere un contesto sociale. Sono mappe più o meno articolate, l'ambizione dell'Ateneo è quella di riuscire a costruirla a livelli di complessità differenti, quindi per un visitatore, se vogliamo rapido, avere un'informazione che sia molto mirata e molto facilmente desumibile, per un visitatore più attento che possa entrare con maggior profondità in un approfondimento. Quello che vorremmo fare attraverso questo insieme di incontri è quindi dare un livello di lettura molto stratificato della nostra città,
andare in profondità su singoli temi, ma anche riuscire a avere quel piano di divulgazione del tema che possa avvicinare proprio fasce differenti di età, ma anche di cittadini, a quello che è tutto il nostro sistema appunto di tutela e di conoscenza della città. Sono tre i grandi assi su cui poi ci si muoverà all'interno di questo programma, che riuscite già a cogliere con un rapido sguardo, e sono tre assi che ci verranno illustrati da tre personalità accademiche significative, a partire proprio da quella della Story Map, a cui lascio la parola. Sì, dunque. Sì, la Story Map è già stata magnificamente illustrata dal professor Villa, però è importante, per noi è uno strumento molto importante, uno strumento nuovo in cui noi crediamo moltissimo. Come ha già detto, lo stiamo sviluppando insieme al Centro Studi sul Territorio Lelio Pagani, e anche ci si avvale della collaborazione del professor Galliano, che è proprio un esperto di GIS. E questa Story Map sarà il nostro lascito, no? A seguito della capitale di Bergamo, Brescia, capitale della cultura, perché noi, al di là di tutti gli studi che verranno fatti e che avrete la possibilità di seguire durante questo periodo, vogliamo poi anche lasciare qualcosa di diverso e di nuovo, uno strumento che, oltre a narrare il territorio e a dare informazioni e consapevolezza del nostro territorio, sia anche uno strumento in continuo aggiornamento, perché potrà, noi lo aggiorneremo man mano che faremo questo percorso, questo percorso che abbiamo programmato, ma sarà poi comunque implementabile, resterà aperto in modo di potersi arricchire, e dovrà dare la possibilità di vedere, come si diceva, a tanti livelli, di vedere quello che è stato fatto ed è stato studiato, ma anche di stimolare ulteriori studi. Molto banalmente, giusto per esemplificare, ci sarà una mappa, ovviamente, con, essendo una mappa, ovviamente saranno evidenziati dei luoghi e degli itinerari. E per ognuno di questi luoghi ci sarà la possibilità di approfondire le conoscenze con strumenti molto diversi, che potranno essere dei testi, delle schede, quindi, ma anche delle immagini, dei video, dei podcast. Quindi ci saranno molti modi di fruire queste informazioni, sperando anche così di suscitare curiosità e interesse anche magari da parte di chi è meno addentro negli studi. Non solo, ma sarà anche possibile crearsi dei percorsi personalizzati a seconda dei propri interessi, anche qui a vari livelli di profondità. Per fare un esempio, supponiamo avremo come delle leggende, no? In cui verranno indicati dei grandi temi, mettiamo che potrebbe essere l'arte, e quindi sì, scegliendo quel determinato tema sarà possibile visualizzare i luoghi che sono stati studiati sotto questo punto di vista. Per esempio, nel nostro caso potrebbe essere, che so, il Palazzo Vavassori, la chiesa di Sant'Erasmo, la chiesa di Santa Grata. Se qualcun altro invece è più interessato alla natura, troverà magari la voce natura, e così potrà evidenziare Astino, il Bosco dell'Allegrezza, e poi entrare in queste due voci e andare a vedere gli studi che sono stati fatti. E anche qui avremo schede riassuntive, ma come dicevo, molte immagini, speriamo di riuscire a produrre anche dei video che possano essere molto interessanti, e via così. L'archeologia, avremo le lapidi, avremo segnalato dove ci sono stati gli scavi, eccetera. Questo, ripeto, è proprio quello che noi vogliamo lasciare a seguito di tutto questo percorso, perché dia anche continuità, quindi continuità a chi vorrà in un domani andare a vedere, scoprire qualcosa del nostro territorio, ma anche a chi vorrà approfondire quegli studi che sono già stati fatti. Credo che possiamo. Allora, questo è uno degli elementi. L'altro elemento centrale che trovate all'interno del programma
e quello dedicato al dialetto. Il dialetto che avrà tutta una serie di incontri ed è uno dei progetti, in questo caso, coordinati dall'Ateneo di Salò. Vedo tra l'altro che è entrato anche il presidente Favrezzani dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, che scusi, segretario generale, che salutiamo e a cui daremo tra poco la parola. Intanto la passiamo alla professoressa Battista Finocchiaro per illustrarci il tema svolto con Salò e Brescia. All'interno della serie degli incontri ce ne sono quattro dedicati al dialetto, ma la parola dialetto ha tante accezioni, diciamo a questa lingua bergamasca che noi abbiamo pensato come componente identitaria di questa città. E dunque lingua in quanto elemento appunto linguistico che si modifica nel tempo, ma anche presenza letteraria. Bergamo ha alle spalle una bella storia di indagini su questo territorio e però noi volevamo andare a qualche cosa di nuovo. Infatti il sottotitolo, diciamo, di questo gruppo di incontri è Lingua, letteratura ed arte in prima lettura. Siamo cioè riusciti ad individuare dei testi in dialetto o in lingua bergamasca che partono dal XIV secolo fino al XX secolo, mai letti fino ad oggi, dunque in prima lettura. Si parte dalla parte, diciamo, più antica e più lontana con gli esordi che andranno dalla... Leggo il titolo perché è molto significativo: Il lento affiorare del bergamasco nel Medioevo, dalle origini al XV secolo. Il professor Marco Rovecchi avrà questa incombenza, insomma, di illustrarcelo. E più insieme la professoressa Guerini, Federica Guerini, parlerà di Antonio Tinaboschi e il glossario bergamasco medievale. Ma tutte le tappe riguardano appunto testi e personaggi non letti fino ad oggi. Una parte che riguarda il Cinquecento comprende un manoscritto inedito che sarà illustrato e studiato e che si intitola, ha un suo titolo, Cosa nova de un mister Bertolì Bergamasque. Un testo sconosciuto che di fatto descrive la festa della Sansa veneziana, che è la festa dell'ascensione, e quindi questo bergamasco che descrive nel Cinquecento ciò che vede nella città di Venezia, ed è un testo totalmente inedito. Ci sarà poi, come diciamo, procedendo nel tempo, tra 6 e 800. Ci sono delle carte, chiamiamole così, inedite, conservate nella Biblioteca Angelo Mai e che saranno illustrate dalla dottoressa Marta Gamba in un incontro che si intitola Fotografie dell'invisibile, testimonianze sparse del dialetto bergamasco, e sono testi che si leggono per la prima volta. La dottoressa Maffioletti è una nostra socia, ha invece individuato un singolare personaggio, Marco Antonio Franchi, un poeta in lingua dialettale nato alla fine del Settecento, abitante nel Borgo Canale di cui ormai stiamo studiando da tempo, e che illustra in versi l'atmosfera di questo Borgo Canale negli anni 30 e 40 dell'Ottocento, descrivendo luoghi e personaggi. Quindi anche qui un pezzo di lingua e di anima della città. Per quanto riguarda la parte più recente, quella novecentesca, è stato possibile accedere ad una serie di testi teatrali scritti da Fumagalli, che è stato un politico bergamasco, insomma anche noto negli anni 20, ha anche diretto il giornale dell'Eco, Camillo Fumagalli, il quale in veste personale scrive queste piccole pièce in dialetto per il teatro dei Burattini, e anche questo si legge per la prima volta, saranno illustrati da una sua nipote. Il professor Gennaro, che è
il nostro specialista e che insieme a me, insieme a Dario Personeni e appunto a Lorenza Maffioletti ha organizzato questo piccolo progetto nel progetto, illustrerà invece una serie di inediti del nostro socio Umberto Zanetti, che come è noto è stato uno degli specialisti insomma più significativi e che ha lasciato dei testi ancora inediti. E infine chi vi parla illustrerà, come dire, i volti, il senso dei volti. Siamo riusciti a rintracciare una serie di immagini di questi personaggi e troveremo il modo insomma di conoscerli in maniera diversa. Questi quattro diciamo incontri saranno disseminati fra quelli relativi ai nostri, mentre ce ne sarà poi uno finale, perché ci siamo chiesti che cosa resta alla fine di questo dialetto oggi. Ha un senso ancora parlare di dialetto? E pare proprio di sì. Laddove il dialetto diventa radice delle parole che vengono utilizzate, per cui abbiamo chiesto al socio Gabrio Vitali, che è uno specialista e si occupa di poesia, di incontrare due poeti bergamaschi che sono Maurizio Noris e Ferruccio Giuliani, insieme con la socia Franca Grisoni, che però è socia dell'Ateneo di Salò. Sono tre poeti attuali di oggi, molto rappresentativi di una modalità di utilizzare forme e parole che vengono dal dialetto anche più lontano. Lascio ora la parola alla nostra presidentessa Benemerita per affrontare il tema poi chiave e portante di tutto quello che è il progetto Questioni di Carattere, cioè il tema della stampa, come c'è già stato sostanzialmente introdotto dalla presidentessa dell'Ateneo di Salò attraverso la sua lettura, che andiamo adesso ad approfondire. Questo nostro programma, che come è già stato detto gioca con un gioco di parole proprio sul significato del carattere e dei caratteri, è stato già detto e ribadisco, si basa moltissimo sul tema della stampa. La stampa è una straordinaria invenzione che ha creato una rivoluzione mondiale, e nel momento in cui c'è stata la stampa a caratteri mobili il mondo è cresciuto, è diventato anche più vicino, si è raccontato più storie. La stampa è stata un'impresa economica su cui molti hanno puntato nel tempo. E tornando a quello che vogliamo fare noi, quello che stiamo cercando di cavalcare è l'altra rivoluzione della comunicazione oggi, che oggi avviene attraverso meccanismi e tecnologie diverse. Però quella grandissima rivoluzione, l'invenzione della stampa a caratteri mobili, davvero ha unito e ha diviso. Ha unito gli intelletti, ha unito le persone, ma ha diviso gli interessi. Questa affermazione la faccio io, che sono l'unica che sostiene che i bergamaschi sono stati proprio molto pigri nell'affrontare il tema della stampa, nell'affrontare l'imprenditoria della stampa. E siamo molto debitori a tutto il territorio bresciano invece di ciò che poi a Bergamo si è prodotto. Facendola molto breve, i bergamaschi hanno avuto il primo stampatore vero, il primo stampatore che si è insediato sul territorio cittadino solamente a 500 volte inoltrato. Siamo nel 1577, è una data veramente molto avanti rispetto all'invenzione della stampa. E lo stampatore era Vincenzo Nicolini da Sappio. E da Vincenzo Nicolini da Sabbio poi sono arrivati altri input attraverso le sue conoscenze, attraverso i legami con i bergamaschi, e si è arrivati alla creazione di una sorta di impresa bresciana che si era collocata nel cuore di Bergamo per creare, stampare e vendere i libri. E
questa storia è stata raccontata, ci sono molti esperti tra i nostri soci dell'Ateneo che hanno studiato questa storia, una tra tutte che poi chiuderà proprio questo percorso dedicato alla prima parte del nostro programma, che è Roberta Frigeni. Roberta Frigeni, che è la più grande conoscitrice di Comino Ventura, avendo anche pubblicato gli annali di Comino Ventura, e quindi ha sotto mano proprio tutto il materiale per raccontare l'importanza della presenza di Comino Ventura proveniente da Sabbio Chiese. Ma questo discorso proprio legato alla stampa è anche legato al territorio, come è stato già detto, e noi lo abbiamo inserito questo discorso nella prima parte del nostro programma, che abbiamo detto dedicata a una zona della città, Borgo Canale, una zona che è al di fuori delle mura venete, è una zona che si estende molto verso la pianura. Borgo Canale come quartiere arriva oltre Loreto, ma siccome Borgo Canale è stato anche poi significativamente rappresentato dalla chiesa di Santa Grata Intervites, titolare di una vicinia e quindi con una rappresentanza religiosa su tutto il territorio, la vicinia di Santa Grata Intervites arriva fino alla Conca d'Oro, comprende tutto l'ospedale vecchio, la chiesa di Santa Lucia, tutti i colli, arriva ad Astino e si spinge fino a Cornasco. Pensate quindi quanto territorio comprende questo simbolo che noi abbiamo scelto come iniziatore. Ma Borgo Canale lo percorreremo proprio anche nella sua fisicità. Scenderemo, andremo anche a piedi in Borgo Canale, ci fermeremo a riconoscere tracce del passato che avremo studiato e inserito nella story map proprio attraverso i contributi dei nostri soci. Ma quando entreremo in Borgo Canale ci fermeremo a vedere alcune cose particolari. Che cosa rimane del Medioevo? Quindi ci saranno dei personaggi che ce lo racconteranno e lo vedremo. Vedremo le evidenze religiose, le chiese, era Sant'Erasmo, la piccola chiesa di Sant'Erasmo. Cercheremo di riconoscere dove fosse la chiesa di San Gottardo, che esiste ormai solamente con il nome dello scalone che conduce da Santa Grata fino a Sudorno, fino alla via per Sudorno. Questo sembra, per i bergamaschi potrebbe sembrare tutto ovvio, ma vi scoprirete che ci sono tante cose importanti e diverse da quelle che conoscete già. E all'interno di questo riconoscimento dall'antico passato al nostro presente incontreremo alcuni luoghi e alcune situazioni molto particolari. Prima è stato nominato Palazzo Vavassori. Palazzo Vavassori è oggi conosciuto come il luogo dove si trova la sacrestia di Santa Grata Intervites, ma nasceva come palazzo privato. Nel 500 viene comperato da uno della famiglia dei Vavassori da Medolago, defendente che diventerà anche vescovo di Bergamo, e questo signore incarica Isabello di ricostruirgli quella casa che esisteva già, e abbiamo anche il contratto di Isabello. E però quel palazzo, che oggi non è più niente, mantiene all'interno di quella che è la sacrestia un percorso di arte, cultura e cultura libraria di un interesse straordinario, e noi andremo a vedere quegli affreschi. Ecco perché abbiamo scelto anche Borgo Canale per questo. Quegli affreschi raccontano la cultura umanistica del Cinquecento attraverso la rappresentazione decorativa di temi tratti da libri stampati e libri illustrati. Ecco, quindi sarà anche lì importante vedere quanti di quei libri sono stati stampati in una zona lombarda, quanti a Venezia, e capire come il libro veicolasse questa cultura. E continuando le nostre strade anche negli altri passaggi, arriveremo sino ad Astino, naturalmente vi chiederemo di venire con noi perché
proprio vedremo il territorio, vedremo la vicina di Santa Grata Intervites nelle sue pendici e come Astino oggi sia stato recuperato, e cercheremo anche di capire che cosa è rimasto di bello di quello che c'era. E quando avremo finito a maggio questo percorso, intanto avremo visto anche un'altra cosa che ci è offerta da un socio. Quando avremo l'incontro dedicato proprio alla stampa, siamo intorno al 3 maggio, sarà aperta qui in Ateneo una mostra interamente dedicata alle edizioni del Calepino. Il Calepino che è il capolavoro di Ambrogio da Calepio. Il nostro socio Giovanni Cavadini, che è qui con noi, che all'epoca ci spiegherà la sua mostra, metterà a disposizione tutta una serie di edizioni particolarmente importanti e ci mostrerà anche l'unica edizione veramente curata da Ambrogio da Calepio, l'edizione del 1520, se non erro, vero Giovanni? L'edizione del 1520 che non si trova nemmeno in biblioteca mai. Quindi è un importantissimo momento per parlare dell'importanza della stampa e l'importanza della produzione culturale che della stampa si serve. Ma l'altra cosa che faremo sempre in quel percorso è andare a scoprire quali sono le cartiere che erano nella città di Bergamo, perché dobbiamo sapere che c'erano cartiere in Valtesse e a Redona, e Valtesse sarà la seconda zona che vi proporremo da giugno in poi, dove noteremo una grande differenza rispetto alla zona di Borgo Canale. Borgo Canale sembra immutata nel tempo, Valtesse è sconvolta, sconvolta perché troveremo insieme al Lazzaretto il Gavis Stadium, insieme alla villa di Lesbia Cidonia, il quartiere Finardi, la Reggiani in rovina, l'Ismes ormai scomparsa. Avremo un altro modo di raccontare il territorio che non conosciamo mai veramente com'è. E dicevo, viste quelle cartiere, andremo anche ad Alzano. Alzano ha cartiere ancora in funzione, ma le antiche cartiere oggi sono utilizzate come spazio per avvenimenti, è lo spazio fase di Alzano. Siamo fortunati di poter andare lì attraverso anche i buoni auspici di una nostra socia, Mariangela Carlessi, che è presidente della Fondazione Giuseppe Senti Calvi, che ci accompagnerà a vedere le cartiere nel momento in cui Alzano, per Bergamo, Brescia, capitale della cultura, farà una mostra su un pittore che proviene da Alzano, dedicando a lui quello spazio. E infine, e qui poi arriveremo tra Brescia e Salò, incominceremo a raccontare, ma questo saranno i signori bresciani e Luciano Faverzani, segretario generale, che lì Elena Letta, che ci ha già salutato, ci diranno col tempo quali sono i progetti che hanno per questo settore, ma andremo a vedere Brescia, spero, dove fossero situati i luoghi di produzione della stampa bresciana. Andremo a Salò e a Toscolano Maderno a vedere il Museo del Libro e il Museo della Storia. E quindi ci avvicineremo pian piano proprio attraverso questo legame, mentre noi, sempre sulla Story Map, e qui sarà Laura Bruni con me che faremo il racconto di dove a Bergamo nel 500 e nel 600 si producessero libri, chi fossero i librai e chi fossero i cartolai che usavano quelle cartiere che erano nelle vicinanze. È un progetto che, come avete sentito, è ambizioso, che ci entusiasma molto però, perché finalmente tutto anche il lavoro che i soci hanno fatto durante questi anni potrà essere messo in una sorta di rete, parola abusata, ma questa volta sì,
si può usare bene, una rete in cui le varie competenze riescono a trovare il modo di fare un bel tessuto da presentare a tutti voi. Grazie. Lasciamo la parola a questo punto al segretario generale dell'Ateneo di Brescia, che ci illustrerà quanto in parallelo potrà essere fatto a Brescia. Grazie, buonasera, e mi scuso innanzitutto per il leggero ritardo che ho avuto nel collegamento. Mi ricollego all'ultima cosa che ha detto Maria Mencaroni, cioè quella sinergia tra le nostre accademie, e io penso che queste due giornate, a cominciare da ieri a Salò e per concludere questo pomeriggio a Bergamo, forse ci fanno capire come le nostre tre accademie possano collaborare in modo produttivo su temi che possono essere così molto molto cari alle nostre tre accademie. Per quel che riguarda il nostro Ateneo, sul fronte del progetto Questioni di carattere, noi abbiamo, io ho parlato con il nostro socio Angelo Brumana, che è il presidente tra l'altro dell'Associazione Bibliofili Bernardino Misinta, qui della nostra città, per poter realizzare due o tre incontri durante quest'anno, aventi per tema non solo i luoghi della i luoghi in Brescia dove si producevano libri, si stampavano libri, si vendevano libri, ma anche per mettere in risalto alcune importanti edizioni che si trovano a Brescia, a cominciare da alcune edizioni che noi abbiamo in Ateneo, per esempio la Divina Commedia del 1491, o dall'altra anche il manoscritto degli Statuti di Bergamo, che si trovano nella nostra biblioteca e che sono giunti a noi grazie a Gabriele Rosa. Quindi sul fronte di questo progetto, questo è quello che noi vorremmo realizzare. Sull'altro fronte, cioè quello dei tesori musicali nascosti che abbiamo presentato questa mattina, qui il progetto è molto più ampio rispetto a quello che ho appena detto, perché prende le mosse da la realizzazione di un sito internet, appunto tesori musicali nascosti, che molto facilmente intorno a Pasqua verrà messo in rete, che dovrebbe raccogliere le cose più importanti che riguardano la musica tra le nostre due province. Quindi sul fronte bergamasco noi abbiamo la collaborazione del dottor Einard, socio della vostra accademia musicologo, che appunto lui guiderà il progetto sul fronte bergamasco. Sul fronte salodiano abbiamo la dottoressa Ledda insieme ad alcuni soci dell'Ateneo che ci affiancheranno, e sul fronte bresciano invece abbiamo creato un gruppo di lavoro che sta già lavorando proficuamente proprio per la raccolta di questo materiale. Un sito che dovrebbe dare non solamente un quadro di quello che è l'elenco dei musicisti che nel corso dei secoli hanno operato nelle nostre due province, ma anche dare per esempio un riscontro iconografico di tutto ciò che di musicale esiste nelle nostre province, a partire ovviamente dalle opere d'arte per arrivare anche a realtà minori come possono essere le medaglie.
Questo progetto poi verrà affiancato da una serie di concerti, il primo dei quali noi lo realizzeremo, lo inaugureremo proprio questa domenica, domenica pomeriggio in Ateneo, dedicato al maestro Bazzini, quindi un autore bresciano, un importante autore bresciano, e che proseguirà poi il 26. Vi saranno poi concerti sino all'inizio di maggio, per poi riprendere con l'autunno. Questo è quello che noi stiamo attuando sul fronte bresciano. Questo progetto, al quale noi teniamo molto, questo della musica, è un tema che davvero non si esaurisce con il 2023, ma ovviamente, come abbiamo detto anche stamattina, deve continuare, deve assolutamente continuare anche nei prossimi anni, proprio per dare concretizzazione a quella sinergia della quale parlava la professoressa Mencaroni. In conclusione, volevo farvi i complimenti per il sito, perché è un sito molto, molto bello, e devo dire che anche noi in Ateneo avremmo voluto, in Ateneo a Brescia, avremmo voluto per il 23 avere un nuovo sito, ma avendo avuto il 2022 completamente occupato dalla ristrutturazione di Palazzo Tosio, abbiamo dovuto rimandare a tempi migliori e molto facilmente addirittura al 2024 proprio la realizzazione di un nuovo sito. Grazie. Grazie dottor Faverzani, e ringrazio ancora la professoressa Ledda per la loro partecipazione a questa serata di presentazione. Non mi resta che invitare tutti quanti al nostro primo appuntamento della rassegna Questione di Caratteri. Come vi anticipavo, l'8 febbraio, mercoledì prossimo alle 17:30, interverranno il professor Renato Ferlinghetti e il dottor Andrea Bonzi, che sono qui presenti e che ringraziamo, per un'introduzione sui corpi santi e sulle chiusure di Brescia, la città ritrovata, e questo è l'intervento del professor Ferlinghetti, e Andrea Bonzi invece con un intervento di presentazione del primo censimento delle dimore storiche bergamasche nei corpi santi, che avete potuto intravedere quando poco fa ci siamo soffermati sulla mappa interattiva. Quello sarà uno dei primissimi risultati, appunto, la mappatura permessa dagli studi, resa possibile dagli studi del dottor Bonzi, che è cliccabile tra qualche giorno e consultabile sul sito dell'Ateneo. Ora, in chiusura, come annunciato, appunto, ci sarà la possibilità di un approfondimento sulla collezione di monete, medaglie e pontificio. Quindi ringraziamo ancora Carlo Mallucci per la disponibilità. A tutti voi l'augurio di una buona serata. Grazie, arrivederci. Grazie ancora agli amici bresciani, a presto, arrivederci. Grazie. Mezzani difficili di differenza, non ne ha fatte tanto questa qui, quella dell'applicazione è quella mefistofelico, no? Poi dopo però ha fatto anche la Santa Beanza, tutti quella Santa e la battaglia di Beza, e ha fatto tutto quel genere di sdietti, per noi è pazza, per voi un po' meno insomma. Però nel 1500 era di un bellissimo origine, perché io ero famiglia di contadini, di Mendenburg, e aveva studiato pazienza, il vicino di casa, il presidente aveva detto, lo aiuto io questo ragazzino che sembra curante, destinato a fare. Allora fondo questo punteggio per aiutare un genio eletto e di scarse risorse economiche. Questa è una cosa interessante che posso fare adesso. Okay?
se andiamo a vedere le famiglie di provenienza degli alunni, ecco, li abbiamo tutti in questo locale, con lo stesso, però anche ecco, quindi ho visto questa cosa tra il cerchio, tra l'attendema delle città e il papazzo, e ho detto bene, forse si può fare qualche cosa che può servire ma soprattutto il lavoro di mio papà sarà bene con lo stesso spirito di creare conoscenza e fare cose e ovviamente da ovviamente che non aveva tutto questo entusiasmo è una cosa però ci ha fatto anche lei insomma questa è la storia. Qui il collegamento, cioè una delle cose che insegnano, che dicono a tutti, sapienza con la proprietà dei costumi dà la perfezione alla mente umana, è il fatto classico che va bene, un po' meno. È vero. Perché l'esercizio della coscienza, la sapienza, la cultura, eccetera, con un certo modo, la competenza umana. Se ne è un po' il discorso della tenera, che sono molto vicini a tutte le istituzioni basate sulla cultura, hanno un principio di questo genere. E quello che è bello, è che ti inficcano in testa che lo sei meritato e per questo che hai un corso. Ma adesso te lo devi fare. E quindi devi continuare a tenere scelto. Ma che corso? Ma adesso però no, tu sai la cosa di dipendente, io quando ho fatto il diciamo, c'è il carenti, vicino.